farlo sia per me, per una mia prevenzione, diciamo, e sia per la tutela delle altre persone. Quindi, visto che dobbiamo entrare a scuola, per la tutela dei bambini, delle famiglie. Pensa che sia sufficiente farlo soltanto adesso? Questo è il problema, no. Io posso essere contagiata anche fra 15-20 giorni, quindi viene meno quello che ho fatto oggi. Però, hai i suoi colleghi che sono un po' contrari a questa, questo strumento? Non so cosa dire, perché effettivamente non è che si risolve. Fare il test oggi non è la risoluzione a lungo termine, è una risoluzione a breve termine, perché ripeto, il contagio ci può essere anche domani. La scuola è pronta per il nuovo anno scolastico con tutte le incognite che ci sono? Me lo auguro. Noi sì, noi docenti sì, perché non vediamo l'ora di incontrare i bambini. Faremo il possibile nella nostra e nella loro tutela. La scuola deve andare avanti. Delle richieste che noi organizzazioni sindacali abbiamo fatto al Comitato Tecnico Scientifico. Siamo stati favorevoli alla sperimentazione fatta in Molise relativamente al tampone, qui sono stati sottoposti i docenti, in quel caso per l'esame di Stato. Giudichiamo positivamente il fatto che si sia esteso il test sierologico anche al personale ATA. Io credo che la comunità scolastica sia pronta a dare un segnale, quindi penso che sia positivo sia la disposizione di questo strumento. Poi è evidente che non può essere questo assicurare una ripartenza in sicurezza, però è uno degli aspetti che possono tranquillizzare. Poi bisognerà gestire ovviamente tutta la situazione successiva, cercare di evitare e soprattutto fare in modo che le criticità esistenti vengano superate, in primis il trasporto scolastico, il distanziamento, gli organici aggiuntivi, insomma le criticità sono tante, però questo è un aspetto positivo, anzi ovviamente rispettando la libertà di tutti quanti, invito il personale docente, i lavoratori della scuola, il personale ATA a sottoporsi a queste teste.